Buongiorno amici lontani e vicini, siamo nella nostra redazione decentrata del Chitarra Bar di Lipari. Con noi Tindara Falanga, regista della compagnia teatrale Piccolo Borgo Antico. Stamattina consegniamo, tra l'altro, anche il simbolo di Lipari, eccolo qui, lo vedete, che è offerto gentilmente dai gioielli del mare di Francesco Bertè. Ecco Tindara, questo è per te, te lo consegniamo per la tua attività di regista, che ultimamente fra l'altro ha avuto ancora un importante riconoscimento. Va sottolineato l'input di questo simbolo di Lipari, arriva anche da Roma, da parte del poeta scrittore Davide Cortese. A te la parola, Tindara. Che fra l'altro è mio nipote. Sì, diciamo che la compagnia, gli ultimi riconoscimenti sono stati ad Acate, in provincia di Ragusa, con una rassegna di... c'erano 8 compagnie siciliane partecipanti e il Piccolo Borgo ha preso tra 8 premi 5: miglior spettacolo, miglior regia, miglior attore protagonista con Daniele Russo, Marco Russo non protagonista e Giuseppina Russo, membri della compagnia del Piccolo Borgo Antico. Niente, la compagnia nasce a Pianoconte 20 anni fa, io ero giovanissima e anche i ragazzi. Ecco, ma questa passione com'è nata? Allora, io inizio a 6 anni a fare teatro a Milazzo con un regista che lavorava con i disabili. Da lì non so cosa sia scattato realmente per iniziare a proprio l'attività teatrale. Ho iniziato come attrice perché io recitavo. Ma perché proprio Milazzo? A Lipari c'erano difficoltà per inserirsi? Perché voglio dire, all'epoca c'erano anche delle compagnie teatrali qui in loco, no? Sì, ma io non li conoscevo, forse troppo piccola, perché c'erano i Salmieri come compagnia teatrale molto molto brava, da Carmelo, mi pare che si chiamava Carmelo, mi sembra di ricordare che era Carmelo, Fana, insomma, degli attori, proprio una compagnia stabile. No, io inizio lì perché abitavo lì, abitavo a Barcellona, quindi inizio a vedere, a capire che cos'era quest'arte, questa forma d'arte in modo particolare, ma non mi identificavo da attrice, non mi sentivo di stare sul palco, iniziavo a capire che volevo fare altro, volevo portare avanti altre cose. Inizio a studiare e parto per Ferrara. A Ferrara ho iniziato a prendere a fare dei laboratori di teatro con Massimo Mannuncelli, un regista attore di teatro emiliano, e da lì partono una serie di cose e decido di tornare a Lipari e portare avanti una compagnia che già c'era e nasceva in parrocchia. Sarebbe la compagnia di Pianoconte? Sì, di Pianoconte, che ancora non aveva nemmeno un nome. Sti ragazzi hanno iniziato proprio con una fiaba, la fiaba di Cenerentola. Ho chiesto che cosa volevano fare, se volevano continuare, se volevano veramente imbattersi in questo mondo particolare dove non dà che soddisfazioni, perché non possiamo parlare di soldi, ma parliamo di soddisfazioni, di emozioni, passione, emozione e poi lo stare insieme. E da lì parte sta compagnia, diamo il nome del Piccolo Borgo, mettiamo su uno statuto a norma di legge dove proprio veniamo iscritti abbiamo fatto questo contratto col notaio, abbiamo messo la compagnia proprio in uno stato. Ecco, ricordiamo un po' i pionieri di questa iniziativa e anche i giovani che si sono così inseriti nel mondo teatrale. Allora, Ivano Biviano, Samantha, Antonello Cortese, Giuseppe Gullifa, questi sono stati proprio i fondatori, Tindara Paino, Antonella Gullifa, che piano piano sono cresciuti e chiaramente hanno preso le loro strade. Ivano adesso è un dottore, un medico, ci segue con amore e passione. E a Roma, no? A Roma, ma lui purtroppo non può più. Però ci sono i genitori. Come? Che sono fra i fondatori, no? Fondatore, della compagnia. Lucia Panettieri, che è stata con noi per tanti anni, ci ha seguito con amore, con attenzione. Angelino Biviano, attuale presidente, che non ha mai mollato. Giovanni Mollica, che mi hanno sempre seguito. L'unica femminuccia ero io. Altri nomi a livello dirigenziale?
Abbiamo un Giuseppe La Greca che ci segue per quello che può a livello di consulenza, che abbiamo bisogno di, e quindi lui lo fa veramente così a livello gratuito per amore di portare avanti anche con lui questo gruppo di ragazzi. Quindi da 20 anni andate avanti tra non pochi sacrifici, soprattutto a livello economico, no? Perché ormai di contributi non se ne parla più, vista la crisi degli enti locali ma anche provinciali e regionali, e quindi insomma vi autofinanziate, si può dire così, perché fra l'altro sì, dovete anche affrontare delle trasferte abbastanza lunghe, no? Perché siete impegnati anche a livello nazionale. Come? Siamo stati ad Ancona 3 mesi fa e appunto ci siamo autofinanziati, abbiamo chiesto aiuti, abbiamo sempre chiesto aiuti, ma questi aiuti non sono mai arrivati per come si deve. Io non me ne faccio niente di 500 euro di contributo, quando per andare a Milazzo ho bisogno di 1000 euro, perché io parto con 20 elementi, parto con una scenografia, parto con un camion, parto con tutto quello che ci vuole per far spettacolo, che non è poco. Quindi i contributi sono sempre stati minimi, ci siamo sempre, diciamo che devo dire grazie alla popolazione di Lipari e al turismo che d'estate, quel turismo che c'è d'estate. Che siete seguitissimi, no? Mano che ci sono le varie rappresentazioni. Devo dire proprio grazie a loro, grazie a questi 8 euro di biglietto, noi riusciamo a stare in piedi, a portare avanti proprio questo lavoro, perché grazie a loro noi con quello che guadagniamo lo rispendiamo, glielo ridiamo di nuovo ai ragazzi su tutto quello che serve, e così possiamo continuare questo meraviglioso mondo, questo quello che facciamo. Ecco, perché l'impegno è non indifferente, no? Per la preparazione delle varie rappresentazioni. Ecco, quanto vi impegnate settimanalmente? Allora, io porto avanti 2 gruppi che fanno 2 lavori, quindi io ci sto lì tutta la settimana, tutte le sere. I ragazzi vengono a turno 3 volte alla settimana, 2 volte e 2 volte per uno, 2 volte un gruppo, 2 volte un altro gruppo. Impieghiamo 6 mesi per preparare, per ultimare un lavoro teatrale. Dai 5 ai 6 mesi, questo è il tempo che ci perdiamo, quindi la sera sti ragazzi evitano di andare a bere, di fare e vengono a fare le prove di teatro, e a me già questo basta, è una grande soddisfazione. Ecco, a proposito di questi ragazzi, c'è qualcuno di loro che insomma può diventare un nome importante tra qualche tempo? Ce l'abbiamo, ne abbiamo più di uno, a partire da Ivano, che comunque poteva perfettamente fare l'attore, ha fatto il medico, che ben venga, per l'amor di Dio. Quindi ha mollato, sì, no? Perché l'attore si suol dire che è povero e pazzo, perché in effetti ha tanto, ma alla fine non ha niente. Perché poi in una piccola isola come Lipari è ancora più difficile, no? Ce l'ho, ho degli elementi veramente molto validi, ma amano proprio Lipari. Amano Lipari e non hanno... Facciamo i nomi, no? Daniele Russo è molto bravo, è un elemento che comunque potrebbe veramente, perché fa tanto, fa veramente tanto, un trascinatore, un Alessio Vinci che ha spezzato la sua timidezza, o una Jessica Biviano che attualmente ce l'abbiamo in Australia, noi con il cuore speriamo che torni. Ma voi, ecco, pensate di andare in Australia a organizzare una tournée, tenuto conto insomma della folta rappresentanza di Euliani d'Australia? Questo è una lancia che vorrei spezzare per questo neo sindaco, il nostro sindaco attuale, gliel'abbiamo chiesto e lui, devo dire la verità, ha fatto un sorriso. Spero che questo sorriso voglia dire qualcosa di buono, perché i ragazzi meritano veramente di portare questa cultura fuori. Poi in Australia, che siamo pieni di eoliani, che fanno anche loro questa attività, sarebbe importante, sarebbe un premio veramente gradito alla compagnia, riuscire ad andare in Australia. Sì. E con l'ultima cosa state per organizzare per la prossima stagione? Allora, ho in programma il Don Gesualdo, che realmente noi abbiamo fatto quasi 15 anni fa, uno dei nostri cavalli di battaglia, con un rinnovo di tutto, di attori, di regia, di tutto. E poi un lavoro di Vincenzo Scarpetta, il Tuono di Marzo. Quindi 2 lavori, un contemporaneo e un lavoro in siciliano, diamo un po' e un po', perché il turista ha bisogno, anche se apprezza tantissimo il nostro dialetto, il nostro modo di recitare, ma ha anche bisogno di avere quella spinta di autori italiani dove loro possono, che possa essere comprensivo. Ecco.
Bene, abbiamo completato, ringraziamo Tindara Falanga, regista della compagnia teatrale Piccolo Borgo Antico. Grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliaro e grazie anche a voi. Arrivederci.